scopriamo perché nella nostra recensione completa. La qualità costruttiva, sia rapportata al prezzo di vendita, è sicuramente molto buona. La scocca unibody è realizzata in metallo, che dà un'ottima sensazione al tatto, anche se le dimensioni generose non permettono una buona ergonomia del device, in quanto tenderà facilmente a scivolarvi se non utilizziamo una cuffia. Questo Redmi Note 3 è un buon dispositivo per tutti gli amanti dei padelloni, se cercate un terminale con un display ampio, ma che comunque può essere inserito in tasca. Tuttavia la somiglianza con Meizu MX5 non rende l'idea di avere tra le mani un dispositivo con un design innovativo. A livello hardware, Xiaomi Redmi Note 3 presenta un SoC MediaTek Helio X10 MT6795 con una GPU octa-core a 64 bit da 2 GHz e una GPU PowerVR e 2 o 3 GB di memoria RAM a seconda della versione che sceglierete e 16 o 32 GB di storage. Il display di questo Redmi Note 3 è un'unità IPS da 5,5 pollici con risoluzione Full HD ed una densità di pixel molto elevata, ben 403 ppi, il che rende il display molto piacevole da guardare, anche se come tutti gli IPS i bianchi e i neri non sono molto profondi. Presente la possibilità di regolare la temperatura colore tramite la modalità rendering mode e la possibilità di ridimensionare la UI per utilizzare il device con una mano. Un punto a favore di questo Redmi Note 3 è sicuramente la batteria da ben 4050 mAh che mi ha permesso di concludere la mia giornata di utilizzo senza particolari problemi, addirittura arrivando a sera con un ben 10% di autonomia ancora disponibile, quindi promosso a pieno il compatto batteria. Per quanto riguarda l'audio è abbastanza buono quello in chiamata e un po' diciamo nella media quello in capsula, in quanto i nostri interlocutori tenderanno a sentirci un po' lontani rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia di prezzo. Peccato per l'assenza della banda 800 MHz, quindi attenzione per tutti gli utenti Wind che vogliono acquistare questo dispositivo. Vi consiglio l'acquisto della versione da 32 GB e 3 GB di memoria RAM, in quanto quella da 16 non avendo l'espansione è sicuramente un po' più limitata anche per l'installazione di applicazioni un po' pesanti come giochi. Questo potrebbe comunque limitare l'utilizzo di questo dispositivo. Redmi Note 3 basato su Android 5.0.2 con MIUI 7 in versione stabile e supporta la lingua italiana, anche se alcune impostazioni sono ancora in inglese. L'interfaccia software è una delle più piacevoli, pulita e molto personalizzabile, che può essere ulteriormente modificata tramite temi, anche se la maggior parte presentano uno stile molto orientale. Il browser web di questo Xiaomi Redmi Note 3 è una versione personalizzata da Xiaomi, che presenta la possibilità di impostare il proprio motore di ricerca predefinito. Buona la velocità di caricamento e anche i pinch pan e zoom. In alcuni casi però il browser si è dimostrato un po' scattoso nella renderizzazione della pagina. Nel corso dei nostri giorni di test il dispositivo si è riavviato alcune volte, senza una particolare causa. Il comparto software è ancora un po' acerbo, per questo ha bisogno di ulteriori affinamenti. La fotocamera principale è da 13 megapixel con apertura f2.2 composta da 5 lenti, presente anche un flash a doppio tono e l'HDR, diversi filtri da poter applicare in tempo reale. La qualità fotografica è molto buona in condizioni di ottima luminosità, invece tende a perdere qualità in condizioni di scarsa illuminazione. Anche le macro sono molto buone, ottimo il flash, meno l'HDR. Xiaomi ha abituato i propri utenti veramente molto bene ad usufruire di dispositivi realizzati in una maniera praticamente eccellente da un punto di vista di design e di qualità costruttiva. In conclusione vi possiamo dire che questo Redmi Note è un dispositivo che
consigliamo ad una fascia di utenti consapevoli di un acquisto di un device che al momento non è ancora propriamente stabile da un punto di vista software, visto che comunque ne abbiamo avuto un po' di problemi nei nostri giorni di test. Però considerando il prezzo di vendita di circa 250 euro online, è un prodotto che comunque vi consigliamo di acquistare se state cercando un dispositivo che sia grande come dimensione di display e che comunque vi possa soddisfare ad un prezzo non propriamente così elevato. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare la nostra recensione testuale che trovate abbinata a questo video in descrizione.